sono sempre stato convinto che per parlare il giurista che, del diritto dell'ambiente e che si occupa di tutela dell'ambiente deve sapere quello che sta dietro, deve sapere di istituzioni, deve sapere di economia, deve sapere di scienze naturali ovviamente, deve, questa è la base. Per usare una cosa che molti dicono falsamente attribuita a Newton, bisogna stare sulle spalle dei giganti occupandosi di diritto dell'ambiente, e le spalle dei giganti sono tutte le conoscenze di altro tipo che poi permettono di fare il giurista in questo settore. È per quello che in genere a me piace sempre parlare di quello che sta dietro alle norme, poi le norme vengono fuori da sole. Perché ho scelto questo tema? Questo tema è il tema dei beni comuni, è un tema che sta diventando molto di moda, è diventato molto di moda negli ultimi due anni, ha creato un sacco di dibattiti, soprattutto, e ha portato anche al famoso referendum sull'acqua come bene comune. Da allora ci sono moltissimi iscritti in Italia, e Stefano Rodotà è stato a capo di una commissione che ha proposto, è attualmente pendente, una revisione dell'intero sistema della normativa sui beni pubblici nel codice civile, proprio per introdurre il concetto di beni comuni. Quindi è un tema che non ho scelto a caso. C'è stato un convegno internazionale di cui in parte questa relazione fa riferimento 15 giorni fa a Venezia, a cui ho partecipato da personalità di tutta Europa proprio occupandosi di questo tema, tra cui, appunto ne parlavamo prima, un ex presidente o vicepresidente della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, che poi ritornerà nella prossima relazione tra di noi. Ecco, tema di grande notorietà in Italia, ma non nel resto del mondo, dove invece il tema è dibattuto dagli ultimi 40 anni, sia nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, lo vedremo fra poco perché il problema del bene comune salta fuori lì, da uno scritto di un biologo americano, sia nel mondo sudamericano, perché lì c'è un grosso tema dei beni comuni, soprattutto collegato alle popolazioni indigene che si vedono espropriate di tutte le loro terre e attività da parte dei governi che occupano quelli che loro considerano dei beni comuni alla loro comunità. E quindi vi faccio solo un esempio: negli ultimi 40 anni su Lexis, che raccoglie tutti gli scritti giuridici degli Stati Uniti, sul tema dei beni comuni ci sono oltre 600 articoli, quindi è un tema che da tempo è molto dibattuto. In Italia ci è arrivato tardi, e ripeto, un po' sull'onda del problema dell'acqua. La discussione sui beni comuni parte da uno scritto del 68 che è apparso sulla rivista Science di un biologo che era Garrett Hardin, il quale ha tirato fuori questo tema chiamandolo la tragedia dei beni comuni. Perché l'ha chiamato una tragedia? Perché ha detto i beni comuni, proprio perché sono comuni, sono destinati a scomparire, sono destinati alla rovina. Perché qual è il problema serio del bene comune? È che tanti lo usano, ma contrariamente a quello che sosteneva Adam Smith e a quello che sostiene l'economia classica, la somma degli interessi singoli non crea affatto il migliore interesse collettivo, ma crea la distruzione, perché tutti approfittano del bene comune traendone vantaggio e scaricando i costi sulla comunità. Sono le famose diseconomie negative, sono le cose, il famoso caso studiato da Pigou negli anni 30, cioè io uso un bene, scarico altrove i costi, e quindi questi costi si accumulano sul bene e alla fine il bene comune scompare. L'esempio di Hardin erano due fondamentalmente. Uno è l'esempio più noto, è quello del pascolo. Il pascolo in comune in Inghilterra, tutti portano lì a pascolare le loro capre, buoi, cercando di farli pascolare il più possibile per avere capre e buoi grassi, e alla fine il bene comune scompare perché nessuno tiene conto che bisogna regolare l'utilizzo del bene comune. Cosa diceva Hardin? Non c'è una soluzione tecnica, lo diceva perché scrive nel 68, in realtà l'articolo di Hardin si occupava della corsa agli armamenti, pensate, non c'entrava niente l'ambiente, e diceva
problema della corsa degli armamenti è che uno cerca sempre di andare avanti all'altro e non c'è una soluzione tecnica, o ci si mette d'accordo o si va avanti sempre così, poi in qualche modo ci si è messi d'accordo perché uno dei due contendenti è scomparso e quindi è stata una soluzione appunto però non tecnica. E diceva, non ci sono soluzioni, o si privatizza il bene comune o si fanno delle regole pubbliche che disciplinano tutto. L'altro esempio, quello ci tocca più da vicino, di Hardin, era quello dell'inquinamento dell'aria o dell'inquinamento dell'acqua. Erano i due esempi. E qui arriviamo al nostro problema, il danno ambientale e la tutela dell'ambiente. Perché a seguito, proprio a seguito di questo, si è scatenato un grosso dibattito, ripeto, soprattutto nei paesi anglosassoni, su questo tema. Dopo 10 anni è arrivata Elina Ostrom, che ha preso il premio Nobel dell'economia un po' di anni fa, adesso è morta, ma l'ha preso, e ha detto, ma non è mica vero, ha fatto uno degli studi dettagliati, ha detto, non è vero che tutto finisce come dice Hardin, la tragedia dei beni comuni si può evitare, è evitabile. Ha detto, i beni comuni, in realtà prima di tutto non è vero quello che dice, ci sono tanti beni comuni diversi, e poi le soluzioni possono essere a loro volta diverse caso per caso, nessun caso è unico, ma molti casi sono simili. E studiandoli tutti, poi ne vediamo qualcuno, la Ostrom ha detto quello che serve, però è chiaro che se tutti vanno lì sul bene comune e ne approfittano facendo i comodi propri, il bene comune scompare. Non scompare se ci sono cooperazione, dialogo e fiducia, e allora le cose possono essere diverse. Cioè tutto quello che la Ostrom dice funziona se gli utenti sono pochi, se diciamo che non pensano di avere il bene, ma di essere partecipi di una cosa comune, che è molto diverso, se hanno dei valori condivisi e se hanno un background comune. Allora, in questi casi, tutti questi casi studiati dalla Ostrom, il bene comune sopravvive e magari migliora anche, con i due pericoli che già la Ostrom diceva, certo, queste realtà sono realtà deboli, sono realtà fragili. O l'arrivo del mercato, l'arrivo della globalizzazione può distruggere tutto, se c'è la ricerca dall'esterno di profitti o di uso del bene comune, tutto può saltare. Ha contribuito a fondare questa associazione che, se voi andate a trovarvela su internet, raccoglie migliaia di dati sui beni comuni nel mondo e migliaia di scritti anche, ed è interessante. Ecco, allora io questa relazione vorrei occuparmi di due cose essenzialmente. Uno, vorrei farvi una rassegna di quelli che sono le categorie di beni comuni che sono state un po' individuate qua e là nel mondo. E due, quali sono state le risposte che sono state date per ovviare alla tragedia dei beni comuni. Anche questa, vorrei fare un panorama su quello che sono. Ecco, prima di tutto, passiamoli in rassegna. Il primo è quello più semplice, quello il pascolo, no? Beni usati in comune da più utenti individuabili. E sono anche i casi della Ostrom. Abbiamo fatto messi un po' di quelli che la Ostrom ha fatto un'enorme attività di ricerca sul campo assieme ad altri ricercatori. C'è stato un altro grosso personaggio che si è occupato di questo tema, più sul versante della proprietà, più che sul che si chiama Carol Rose, che ha scritto tantissimo, soprattutto negli Stati Uniti. Comunque, vi ho fatto alcuni esempi, che sono gli usi civici in Europa, anche quelli anche in Italia, finché non si è deciso di eliminarli in modo quasi radicale, tratti di costa Stati Uniti, Canada e India, soprattutto per quello che riguarda la pesca, e quindi la pesca costiera, che è affidata a comunità che sanno come conservare il pesce non facendosi concorrenza distruggerlo tutto, quello che non succede nel mare aperto, ma ci arriveremo. Ci sono i sistemi irrigui nelle Filippine e nel Vietnam che sono stati a lungo studiati perché sono la gestione di sistemi di canali che sono affidati ai coltivatori che si autogestiscono in modo che nessuno porta via l'acqua all'altro sopra, ma ciascuno cerca di conservarli e di mantenere il sistema. Poi c'è, forse ve l'ho già detto all'inizio, boschi e foreste in Sud America. Vi ho aggiunto uno dei beni comuni più studiati negli Stati Uniti, che sono i tratti di mare idonei al surf. Sono molti. Perché? Perché i tratti di mare idonei al surf sono pochi
e le onde belle da sfruttare col surf sono poche, cioè non è che se, cioè, bisogna aspettare spesso molto tempo. E allora anche lì, al di fuori di ogni regolamentazione, le comunità di surfisti hanno regolato la gestione delle onde, nel senso che se ciascuno, tutti si buttano sulla stessa onda che arriva, ci si ammazza quando si arriva. Allora, ma non solo, hanno fatto anche delle comunità che impediscono usi alternativi di questi piccoli tratti, perché c'è gente che vuole fare il molo per la barca vela, c'è gente che vuole fare la spiaggia dove vanno a fare tutti il bagno. Allora, hanno fatto sì una comunità che protegge la zona da incursioni alternative, sia una gestione interna tutta con delle regole create dalle comunità, che in questo modo il surf funziona. E infatti, se non so quanti di voi si divertono col surf e se vanno negli Stati Uniti, se voi volete infilarvi in una di queste zone dedicate al surf non è facile, perché bisogna avere l'autorizzazione, il permesso, sapere le regole per evitare appunto incidenti o infrangere queste regole. Il secondo caso che è stato molto studiato è quelli dei cosiddetti urban commons, e sono cioè i beni di proprietà pubblico privata a cui accedono tanti utenti. Questi sono, vi ho fatto alcuni esempi, sono i parchi pubblici, le piazze, le strade, il servizio di trasporto pubblico urbano. Questi sono di proprietà pubblica. Vi metto anche, ed è una cosa che tocca soprattutto i paesi come l'Italia, i centri storici. Sono ovviamente di proprietà pubblica, magari c'è anche della proprietà privata, ma sono percepiti come beni comuni. La gente, cioè, nel parco pubblico ci va, porta il bambino, porta il cane, va a giocare, lo sente come un bene che appartiene alla comunità. Sono molto, ormai molto studiati questa tipologia di bene comune, che comune non è perché è pubblico. E qual è il pericolo? I pericoli sono vari. Uno, quello dei differenti usi. Io ho messo qua sotto, vedete, ci sono degli esempietti, no? C'è quello che vuol portare il cane dove vanno i bambini, quello che vuol portare i bambini dove vanno i cani, quello che sporca tutto perché magari nella piazza fa i graffiti. I belli parchi dove magari c'è un uso non sgradevole, tipo lo spaccio di droga. Allora, c'è un grosso pericolo di degrado, ma soprattutto c'è un grosso pericolo di degrado quando il padrone pubblico, per motivi vari, perché non ha più soldi, perché non si occupa di altre cose, non si occupa della conservazione, della manutenzione del bene comune. Allora, anche questo, ci sono molte realtà in cui molto spesso sono i residenti o quelli che ci stanno intorno, che sono quelli che più lo usano, che cercano di occuparsi in qualche modo della conservazione del bene comune, che è un'altra vicenda che è stata molto studiata, come si conserva un bene comune in realtà pubblico ma di uso di questo tipo. Ci sono poi beni comuni più, sono stati tirati fuori, ne ha parlato lungamente Stefano Rodotà recentemente, beni pubblici ma comuni generali. Io vi ho fatto alcuni esempi. Un esempio tipico sono le autostrade, no? Anche quelle sono di proprietà privata, sono di proprietà di enti pubblici, eh? Però cioè, sono un bene creato con i soldi della collettività. Nessuno, cioè, le autostrade sono state quasi tutte fatte con la fiscalità, non è stato in gran parte. Vale anche per le strade statali, non è solo autostrade. Vale per le linee ferroviarie, vale poi per le entità un pochino più stemperate. Rodotà parla spesso della sanità e le scuole, ma vale per il patrimonio culturale. Allora, come si protegge questo bene al di là del meccanismo di proprietà? Questo è uno dei temi su questa tipologia di beni. Quando uno vende, ci sono anche posizioni molto, soprattutto sviluppate in Italia, se voi andate a vederlo, c'è un libro che ha avuto molta diffusione di un italiano che insegna negli Stati Uniti, che si chiama Mattei, che ha scritto un libro che si chiama appunto I beni comuni, in cui giustamente dice: quando si parla di privatizzazioni, in realtà è come un'espropriazione. Così come si fa l'espropriazione del privato e lo si fa diventare un bene pubblico, così se uno fa la privatizzazione di uno di questi beni, in realtà porta via il bene alla collettività che ci ha investito i soldi per farlo. Quindi non è vero che è una cosa normale. È una grave espropriazione di beni che sono considerati, se uno volesse fare la sanità privata, o la privatizza in gran parte, o se uno privatizza parti del patrimonio culturale, come sta accadendo adesso, è
significa espropriare la collettività di un bene che ha contribuito a creare, a mantenere. Abbiamo quelli che si chiamano in genere global commons, e cioè i beni senza proprietario e liberalmente utilizzabili da tutti. Ve ne ho fatto, qui andiamo proprio nel quello che più ci interessa, nell'ambiente, nel danno all'ambiente. Abbiamo le risorse, vi ho fatto degli elenchi, no? Le risorse rinnovabili, come quelle lì, no? Il vento, il sole, le maree, quello che... Ci sono poi quelle rinnovabili ma esauribili, sono le specie animali, le risorse ittiche in mare aperto. Voi sapete che le risorse ittiche in mare aperto è un problema colossale oggi, di esaurimento delle risorse. Tutte le organizzazioni che si occupano della conservazione, ci sono organizzazioni internazionali che dovrebbero conservare il tonno rosso, per esempio, del Mediterraneo, che non riescono a far fronte alla e queste, tutte queste hanno dei grossi problemi di uso da parte di tutti non regolato. Abbiamo poi quelle deperibili, abbiamo gli oceani, la biosfera, il patrimonio faunistico e vegetale, vi ho fatto l'atmosfera e il clima, col cambiamento. Il clima è un tipico bene comune, un global common che però viene usato, no? Liberamente utilizzato da tutti. Io ho messo sotto questa cosa interessante, cioè perché c'è stato... Interessante una cosa, vi faccio molto spesso riferimento a cose americane perché è lì che c'è stato da sempre il dibattito su questi temi, cioè quanto vale una balena, quanto vale un beo, il gorilla di montagna che sta sul monte Virunga. E negli Stati Uniti addirittura a un certo punto avevano fatto un'indagine, avevano chiesto a ciascuna, voi sapete che negli Stati Uniti c'è l'emblema degli Stati Uniti è l'aquila calva, quella strana aquila appunto che con la testa bianca e calda. E avevano fatto un sondaggio per sapere quanto ciascun americano sarebbe disposto a investire per mantenere un bene comune. Mi è venuta fuori delle risposte sorprendenti, c'era gente che diceva $10, gente che diceva 200, cioè è stata un'indagine interessante sulla partecipazione collettiva. Abbiamo poi un'altra categoria che sono i beni di sovranità statale ma patrimonio comune. Abbiamo fatto alcuni esempi. Le foreste pluviali che servono al clima mondiale, se servono alla conservazione della biodiversità, ma però fanno parte della sovranità statale in uno Stato. La biodiversità e le bellezze naturali, il patrimonio artistico, in cui c'è addirittura tutta una costruzione dell'UNESCO sul patrimonio dell'umanità. E poi ancora, io vi ho fatto queste sei categorie, forse ne possono inventare anche delle altre, si possono mettere insieme, ma ci sono i beni comuni che però appropriati da privati. Vi ho fatto tre esempi, il patrimonio genetico umano, che voi sapete è oggetto di brevetti e di studi e di brevetti da parte delle principali società medico-farmaceutiche. Internet è un grande esempio di bene comune, voi sapete che è amministrato da società private americane, è amministrato dalla ICANN per ciò che riguarda i domini. Addirittura a un certo punto c'erano delle proposte per dire beh, è un bene comune, trasferiamo la gestione di internet alle Nazioni Unite, e c'è stata una grossa opposizione da parte degli utenti perché il pericolo che poi attraverso le gestioni unite fosse controllato internet da quelli che vogliono invece bloccare la diffusione delle notizie, da quelli che da molti paesi nel mondo, voi lo sapete, o bloccare l'uso libero di internet, è stato tale per cui alla fine si è detto forse è meglio la società privata americana che continua a gestirlo, è una garanzia per tutti. E poi le reti per le telecomunicazioni, quello su cui ci basiamo tutti noi per fare una cosa che ci sembra comune, sono quasi tutte private. Ecco, questa è un po' la rassegna che volevo farvi, quindi vedete che quando si parla di beni comuni si parla di tantissime cose. Correlativamente, quando si parla di danno, tutte queste casi possono avere specifici danni, cioè di lesioni, di possibilità, fino ad arrivare alla tragedia di Ardine, alla tragedia della scomparsa del bene comune. Ecco, io volevo adesso, abbiamo ancora un po' di tempo, volevo parlarvi dei modi che sono stati inventati per evitare la tragedia dei beni comuni, con questa caratteristica. Questa è, secondo me, la caratteristica che li mette insieme, per evitare il danno. Uno è la risposta, bene o male, alla domanda quanto. Quanto posso io usare il bene comune? È sempre questa, poi, è un problema di quanto, non di altro. Beh, insomma, il criterio è posso usarlo in modo da equilibrare l'uso e la conservazione.
in modo a conservarlo per le generazioni future. Insomma, è un po' il problema che è stato ormai un principio che è diffuso nell'ambito del diritto internazionale ambientale, dello sviluppo sostenibile. Tenete presente che il problema, dice un mio amico che è Scovazzi, che è un professore di diritto internazionale a Milano, sostiene che il principio dello sviluppo sostenibile è come in Nuova Zelanda la tutela dei Maori, che non si può fare una legge in Nuova Zelanda senza che non ci sia dentro la frase che tutela i Maori, perché sennò si arrabbiano i Maori. Allora, non si può ormai fare una legge a livello internazionale senza che non si dica che è tutelato lo sviluppo sostenibile. Però al di là di questa cosa, che poi è un po' un elastico, no? C'è chi preme sullo sviluppo e preme sulla sostenibilità ed è tutto diverso, al di là di questo è un principio vero, è un principio che in realtà ha cambiato molte cose nel mondo, quel poco che si poteva cambiare da quando si cerca di seguire questo principio. Ecco, come si evita? Allora, sono state inventate 5 vie, in qualche modo, proposte. Una è, le vediamo fra poco, no? La gestione cooperativa, la privatizzazione, il mercato, la proprietà pubblica e il patrimonio comune dell'umanità. La prima è la privatizzazione. La privatizzazione è a un certo punto, che era quella che diceva Arden, beh, c'è un bene comune, tutti lo distruggono, lo facciamo diventare privato e il problema è risolto. La storia del bene comune inizia in Inghilterra, inizia con i Tudor, però diciamo, il vero snodo del bene comune in Inghilterra è il 1700, quando si diffondono le cosiddette enclosures, no? Tutti i beni comuni vengono prima o poi resi privati per rendere più efficienti, ma in questo modo sono espropriati e scacciati milioni di contadini, di allevatori che avevano quel bene, che non hanno più un posto e finiscono poveri a fare un po' di delinquenza, per cui subito li mandavano nelle colonie penali, prima negli Stati Uniti e poi in Australia, oppure finiscono le città creando la grande manodopera che favorirà la rivoluzione industriale, la manodopera sottopagata che favorirà la rivoluzione industriale. Tutto, molti dicono, è certo, è stato l'enclosure che hanno creato questa manodopera, perché sennò tutti se ne stavano felici in campagna col loro bene comune. Vale questo sistema? Beh, non è detto, certo, vale se si fa così, se ci sono tanti beni comuni, se lo si dà a un solo proprietario si buttano fuori gli altri. Ma Hardin diceva una cosa diversa, diceva dividiamolo tra quelli che lo usano. E così non funziona però, in realtà non è proprio così. Se si divide il campo tra, a parte il fatto che sono ben l'altro suo esempio, quello dell'atmosfera e il clima, non è divisibile ovviamente, no? Non è che un ambientale lo si divide tra tutti e ognuno fa quello che vuole nel suo e siamo a posto. Ma anche per il pascolo non funziona, perché se si divide poi uno cambia la destinazione e mette una cosa sgradita all'altro, se uno decide di usare molti antiparassitari che inquinano il terreno e inquinano anche il terreno dell'altro, quindi non funziona così. Molto spesso la divisione del bene comune in tanti beni crea la tragedia dei singoli beni privati che si ripercuote su di tutti. Un po' di anni fa è stato detto che se c'è la tragedia dei commons, dei beni comuni, c'è la tragedia degli anti-commons. È stata inventata su una cosa specifica, e cioè il primo che ha parlato della tragedia degli anti-commons, che tra l'altro è Michael Heller, è quello che è uno dei più grandi studiosi del cambiamento climatico, cioè di come si può evitare il problema del cambiamento climatico. La tesi del è stata utilizzata sulla ricerca biomedica, ha detto, guardate, pensate, una cosa che poteva essere un bene comune, e cioè tutto ciò che è la scoperta biomedica, viene invece frazionata in brevetti, addirittura in brevetti preventivi per evitare a un altro di poter fare la stessa ricerca e così via, ha creato un problema di anti-commons, cioè che c'è un continuo blocco e c'è un continuo aumento di controversie su come si può fare la ricerca su un determinato settore, quindi è molto peggio che non la tragedia del commons che poteva esserci all'inizio sulla biomedica. Quindi in realtà state attenti, diceva Heller, la privatizzazione può creare esattamente la stessa tragedia all'opposto. Il secondo sistema, che è quello che conosciamo tutti, è quello che si è sviluppato negli anni 70 in Europa, altrove, è quello delle regole pubbliche. Si fanno delle regole, il cosiddetto command and control, no? Sanzioni ambientali per chi li trasgredisce, magari qualche incentivo economico, degli standard, delle regole tecniche. Funziona questo?
può funzionare. Qual è il limite? Il limite di cui ci si è accorti, ma ci si è accorti soprattutto sui problemi dell'ambiente, è che in questo modo non c'è innovazione, non c'è voglia di fare competizione, perché uno si mette lì rispetto alla sua regola e poi a posto. Non c'è spinta a migliorare, uno non ha nessun interesse a fare di più che non rispettare la regola. Se uno fissa uno standard, uno rispetta quello e tanti saluti, non ha interesse andare oltre e fare ancora meglio. E questo è un problema che si è posto soprattutto nei paesi, appunto gli Stati Uniti e in parte in Inghilterra, dove invece viene privilegiato il problema della concorrenza e dell'iniziativa per migliorare. E allora, ecco qua, si è detto, beh, invece no, mettiamo in mezzo il mercato. Introduciamo il mercato. Torniamo un momento indietro, quando parlavamo delle diseconomie sull'ambiente era proprio questo, è che il mercato ha creato, l'esempio tipico è quello della benzina e del petrolio. Diceva Stern, che è quello che, non so se avete, un economista inglese che ha fatto un famoso rapporto sul modo con cui si può evitare il cambiamento climatico 2 o 3 anni fa, che è stato molto discusso in tutta Europa, diceva che la benzina è la miglior dimostrazione del fallimento del mercato. Perché? Perché quando noi paghiamo la benzina o il petrolio, non quella che paghiamo davvero con le tasse, se leviamo tutte le tasse, non costa niente, costa meno che la Coca-Cola. Perché? Perché è tutto scaricato sulla collettività, i costi dell'estrazione è scaricato sui paesi dove c'è il petrolio, dove si fanno le guerre, le cose, cioè, le guerre che ci sono e ci saranno sempre più sul petrolio, l'inquinamento dell'aria, dell'atmosfera, tutto scaricato sulla collettività. Se dovesse essere internalizzati questi costi, allora sì che il petrolio avrebbe un costo. E allora il mercato è complicato, perché il mercato significa, ed è per quello che uno dei fondatori dell'ambiente dell'Unione Europea, che è von Weizsäcker, diceva: il prezzo non rivela mai la verità dell'ecologica, non rivela mai quanto costa un bene sull'ambiente, è sempre finto, è sempre, se ci aggiungiamo, dobbiamo sempre aggiungere un po' di quello che il principio chi inquina paga dovrebbe eliminare, cioè riportare tutto dentro il costo del bene. Ma torniamo al mercato. A un certo punto, soprattutto per merito di questi, di Dale, che è un economista canadese, ma che ha scritto anche lui, tra l'altro, nello stesso anno in cui Harding parlava della tragedia dei beni comuni, ha scritto una cosa proprio sull'importanza del mercato, ma soprattutto di quegli altri due signori, che sono due giuristi americani, due importanti giuristi americani, hanno detto, ma mettiamoci dentro, usiamo il mercato per proteggere l'ambiente, per evitare i danni, come si fa? E allora sono state inventate tutte queste cose, il diritto di scambio e trasferimento, il trasferimento delle emissioni, no? E queste cose che sono il primo esempio, ed è per questo che c'è il canadese, è stato inventato nel Clean Act nel 1990 ancora, in cui è stato introdotto, per evitare le piogge acide, dei tetti di emissione e al di là dei quali si poteva fare uno scambio, dico canadese perché il problema era al confine tra Stati Uniti e Canada, il problema delle piogge acide, scambi di emissione tra quelli che riuscivano a risparmiare e quindi potevano vendere quello che avevano per arrivare al cap a quelli che invece non risparmiavano e dovevano comprarsi i diritti di emissione. Come? E adesso è quello che sta arrivato poi con il cambiamento climatico, che è stato introdotto con Kyoto, col protocollo di Kyoto, del trasferimento delle emissioni, cioè uno sta a stabilire dei tetti. E quindi chi risparmia guadagna e chi invece oltre deve pagare per avere di più. Ed è stato introdotto nell'Unione Europea con quel sistema lì, l'Emission Trading System, fallito completamente perché all'inizio avevano stabilito dei tetti così alti che erano sempre rispettati e quindi il gioco non c'era. Poi hanno inventato un altro sistema nel secondo periodo che scade adesso, e forse non ce ne sarà neanche un terzo visto come stanno andando le cose, avevano inventato un sistema per cui avevano però rilasciato, tenete conto che questo è un sistema enorme, cioè copre 50.000 industrie il meccanismo inventato dall'Unione Europea in Europa, quindi è una cosa che copre circa il 30-35% del mercato globale delle emissioni, quindi stiamo parlando di una roba. Però perché non è funzionato? Perché le hanno dati pressoché gratis a quelli che già le facevano e allora di nuovo non ha funzionato.
L'idea era quella, dopo il 2012, adesso, all'inizio del prossimo anno, di fare un'agenzia che faceva delle aste, ma ci tornerò alla fine, con la crisi economica forse questa roba verrà abbandonata. È mercato questo? Perché questo è quello che diceva Ackerman, ma in realtà non è vero, perché è un mercato inventato dalla pubblica autorità, perché è inventato, è il problema è il cap, cioè io metto un tetto e creo un mercato, ma non è il vero mercato. Cioè faccio io il mercato a seconda di come voglio, quindi anche qui c'è un grosso intervento pubblico, senza intervento pubblico questa roba non esiste. Il vero mercato è questo qua, è quello che ha inventato Coase, questo è il vero mercato. Allora vi racconto la cosa di Coase. Coase ha detto no, il mercato è tutta un'altra cosa. È un teorema di cui si parla sempre, allora è un teorema complicatissimo, io ve l'ho fatto diventare semplicissimo e quindi perdendo un po' delle sue cose, ma però è semplice di fatto. Lui dice, basta che tutti sa, prendiamo uno stagno dove c'è gente che vuole fare il bagno e c'è gente che vuole invece pescare la trota e c'è gente invece che vuole scaricare i rifiuti, i liquami della sua conceria. Come si fa a regolare questa cosa? Poi li facciamo trattare. Basta che tutti sappiano i vantaggi e gli svantaggi, i vantaggi del pescare la trota e i vantaggi che ha quello nello scaricare, trattano e avendo tutte le informazioni, tutti gli interessati devono trattare e tutti devono avere. Arriverà un punto d'equilibrio in cui o quello che scarica rimborserà quelli che non possono fare il bagno o quelli che fanno il bagno rimborsano quello che non può più scaricare e si arriverà a un equilibrio. Ovviamente questa cosa non esiste nella realtà. No, perché non esiste nella realtà? Perché c'era un principio ancora di Giustiniano in cui diceva tutti quelli gli interessati devono partecipare. Ma qui quali sono gli interessati allo stagno? Perché non sono solo quelli che stanno intorno, c'è quello che vuole andare a fare il bagno, c'è quello che vuole andare in barca e non può più andarci. Cioè gli interessati, e abbiamo fatto un esempio molto limitato, un micro esempio, se prendiamo degli esempi un po' più ampi, voi capite che gli interessati potenziali sono infiniti. Quindi già il primo principio che tutti gli interessati devono... Prendiamo il clima, chi sono tutti gli interessati? Tutti. No? Allora, prima che uno apra una centrale a carbone, bisognerebbe sentire tutto il mondo, se è per rispettare questo principio. Tanto è vero che voi sapete che gli Inuit hanno portato una causa di fronte all'equivalente della Corte di Giustizia Europea per l'America contro gli Stati Uniti, dicendo voi con le vostre emissioni ci state distruggendo il nostro habitat naturale, una causa pendente attualmente tra Inuit che hanno una loro forma di autogoverno data dai paesi circonvicini e gli Stati Uniti. Però voi capite che è realizzabile questo principio. E tutti devono avere le stesse informazioni, e anche questo non è facile. No, vi ho messo qua sotto quello che non avreste dovuto leggere, la storia dell'auto usata, no? È il vecchio esempio, cioè per quanto quando uno si compra un'auto usata, per quanto uno cerchi di sapere tutto, non saprà mai tutto quello che sa il proprietario della sua auto. Quindi è chiaro che le informazioni non sono mai uguali per tutti. Allora, il teorema di Coase è il vero mercato, ma il vero mercato non esiste, se non in una situazione molto teorica. Abbiamo poi la trasformazione dei beni comuni in proprietà pubblica, che è il sistema che è stato usato molto spesso, anzi è il sistema di gestione di beni comuni, ve l'ho fatto l'esempio dell'urban commons, dell'autostrada, cioè beni comuni che in realtà sono proprietà pubblica. Funziona anche qua. A me piace sempre in questo settore fare l'esempio di Pompei, no? Che sta andando, è una proprietà pubblica e va a pezzi. È meglio questa che non adesso dico una cosa orrenda, darlo a un'agenzia privata che invece lo osserva e poi dà dei biglietti a tutti per far entrare e farlo vedere. Io quando mi occupo di tutela dei monumenti, faccio questo corso al Politecnico di Milano, ogni volta che dico questo sento delle grida di raccapriccio, però è meglio tenere gran parte, tenete presente che attualmente le stime sono che il 40% del patrimonio artistico pubblico è nei sotterranei dei musei, preda dell'umidità, del topo, di quello che volete. È meglio questo? La proprietà pubblica protegge davvero il bene comune? Anche questo è un bel problema da affrontare.
Avevo un po' di cose da dire su questo, anche perché una, però se no non arriviamo alla fine. Un altro sistema che è stato usato è il patrimonio comune dell'umanità. È stato usato nel 67, c'è stato un famoso discorso di questo signore, che era l'ambasciatore di Malta all'ONU, che l'ha praticamente in qualche modo inventato, e ha detto: ci sono beni che devono avere questi cinque principi. No ai proprietari privati, tutti devono utilizzarli come se appartenessero a tutti, i benefici vanno divisi tra tutti, via di vieto di usi militari e conservazione del bene. Sulla base di questi principi noi abbiamo oggi alcuni patrimoni comuni dell'umanità, che sono questi quattro, i primi quattro: l'Antartide, che ha avuto questo suo trattato con cui è diventato un bene dell'umanità, il fondale oceanico, lo spazio extraterrestre, la Luna e i corpi celesti. Allora, leviamo il 3 e il 4, che lo spazio tra l'altro è occupato dai privati, perché voi sapete che ormai è cosparso di corpi artificiali che quasi si scontrano l'uno con l'altro. I due, il primo e il secondo, che sono quelli che abbiamo sotto mano, sono oggetto di continue tensioni, attriti, perché sul fondale oceanico ci sono quelli dotati di tecnologie che vogliono fare gli scavi per vedere cosa c'è sotto. È consentito o no? Va diviso tra tutti quello che trovano, quindi è un grosso problema la gestione oggi, soprattutto in cui si prevede che alcuni tipi di risorse diminuiscano. L'Antartide a sua volta vogliono dividerla tra i paesi confinanti, tra i paesi che hanno avuto degli interessi e così via, quindi sono beni comuni che traballano, quindi anche questo non è un bel sistema. In compenso, vedete, ho scritto quarto ma invece c'è il quinto, ecco, quarto, allora, succede. Mi interessano più i tentativi falliti, perché sono stati molti tentativi di fare di me. Sono questi. Uno, per esempio, le risorse genetiche. Voi sapete, vi racconto, visto che è ancora un momento, vi racconto digressione. La storia delle risorse genetiche come bene dell'umanità fallito è interessante. Perché nell'83 hanno fatto quella roba lì, quel trattato che vedete scritto lì, che hanno detto le risorse genetiche mondiali sono patrimonio comune dell'umanità. E tutti sembravano felici di questa cosa. Pochi anni dopo però sono arrivati i paesi ricchi che hanno detto: ma noi quelle cose ci servono per la nostra ricerca, per la ricerca medica, per la ricerca biologica, per fare tutto quello che vogliamo, abbiamo bisogno di fare la ricerca. Sono quella storia di quelli che vanno in giro nei paesi sudamericani e cercano cose, nuovi tipi di vegetali, da poi utilizzare altrove. E hanno detto, neanche per sogno, cioè noi abbiamo la possibilità di fare i brevetti, e hanno introdotto la possibilità di brevettare ciò che ottenevano dalla risorsa genetica comune. A questo punto sono arrivati i paesi poveri, hanno detto, ma allora queste cose qua sono un altro territorio, perché noi non dobbiamo avere la sovranità sulle risorse genetiche che abbiamo noi? Perché se voi volete fare il brevetto prendendo le nostre cose, allora queste sono nella nostra sovranità. E arriviamo nel 92, al summit di Rio, in cui da tutta questa storia, in poco più di 10 anni, le risorse genetiche sono soggette alla sovranità statale, che però deve lasciar fare la ricerca. Quindi vedete, in 10 anni siamo passati dall'idea del patrimonio dell'umanità a dire le risorse genetiche appartengono a chi le ha. Cioè, una cosa normale, cioè, però dall'idea del grande bene comune, il bene comune ha avuto la sua tragedia. Tant'è vero che molti oggi parlano delle risorse genetiche, dicono c'è un problema di iperproprietà, perché c'è la sovranità statale, c'è il brevetto, c'è quello che ci vive sopra e che dice che io ho le risorse sua. Quindi c'è un intreccio di proprietà sulle risorse genetiche che è esattamente al contrario dell'idea iniziale, che devono essere di tutti. Adesso sono solo di tante proprietà che litigano tra di loro. Gli altri fallimenti sono questi, me ne parlo in breve, ma però una è quella delle foreste pluviali, che sono state varie proposte, che sono ovviamente tutte nei paesi poveri attualmente, paesi Sud America o Africa. C'erano state varie proposte per farle diventare patrimonio dell'umanità, ma ancora una volta c'era il problema della sovranità. Tant'è vero che vi ho messo questa cosa del Debt for Nature, che è stata inventata a un certo punto, fine anni 70, in cui alcune organizzazioni non governative avevano detto: bene, allora noi compriamo i debiti delle nazioni povere. Pensate che i debiti delle nazioni povere, se avevano $1,000 di debito, si compravano in banca per $10.
cioè non valevano niente, siccome intanto non li avrebbero mai pagati, le banche che avevano fatto i prestiti li vendevano a un decimo del loro valore. Allora molte organizzazioni hanno detto: li compriamo noi e poi vincoliamo il governo, li reinvestiamo nel governo che ha avuto la riduzione del debito, che deve vincolare le foreste per tutti. Il che è andato bene per un certo, una bella storia quello dello swap, del debt for nature. Peccato che poi i governi cambiavano, arrivava un altro e diceva: beh, mica l'ho fatto io l'accordo, io non sono tenuto a rispettare quello che ha fatto magari quello che ha fatto la giunta militare, o arrivava la giunta militare e dicevo: fine, sovranità di nuovo tutta nostra. E quindi si è un po' dissolto, c'è ancora, ma o si riesce a conservarlo per sempre, o se no ognuno si prende il quattrino e poi dice: ma neanche per sogno, non l'ho fatto io. E gli altri sono, c'è stata una proposta di un costituzionalista spagnolo, Arroyo, nel 2009, di dire: quello che vi dicevo, internet, facciamolo patrimonio dell'umanità, certo, ma chi lo gestisce? E alla fine tutti hanno detto: ma forse è meglio che rimanga gestito da una società privata. E poi abbiamo l'atmosfera e il clima. Qui ci sono tutta una serie di problemi grossi, perché ci sono i diritti umani, ci sono anche questo, ben potrebbe essere un patrimonio dell'umanità, ma cosa si fa di quelli che lo usano? Qui sì, come diceva Hardin, ognuno ci butta dentro quello che vuole, e trae il profitto, no? Creando la grande diseconomia negativa, tirando fuori quel fallimento del mercato di cui parlava Stern. Quindi vedete, grande fallimento questa cosa qua, anche se qualcosa c'è. E allora sto finendo, sono arrivato alla fine della cosa con poche notazioni finali. E cioè, come si evita la tragedia? Torniamo un momento a quello che diceva la Olson. Io credo. Una via interessante è quella però di... in tutte queste, quello che è necessario è coinvolgere la gente. Cioè, tre sono le caratteristiche per salvare il bene comune: che sia il pesce dell'Atlantico, che sia l'aragosta sulle coste, che sia il clima, anche quello che volete. Sono tre le caratteristiche. Uno, che quelli che lo usano devono essere disposti a mollare qualcosa. Due, che devono conoscere, perché... Allora, se voi seguite i dibattiti sulla pesca nell'oceano, cosa succede? Ci sono commissioni di studio, eccetera, che dicono: ci sono soltanto 3 milioni di tonni avanzati, e quindi o si blocca la pesca per 10 anni o il tonno finisce. Arrivano le commissioni dei pescatori che dicono: non è vero, sono 3 milioni, sono 300 milioni. Dicono delle cose e quindi non ci si mette d'accordo. Allora, il problema è conoscere. Perché se no è difficile rinunciare a qualcosa che non si sa quant'è nella common pool, come si dice. E il terzo, bisogna capire che se si rinuncia oggi si hanno dei vantaggi dopo. Quindi il problema è la partecipazione. E ci sono grandi fenomeni di questo tipo. Cioè, prima di tutto c'è già sul cambiamento climatico. Voi sapete che in tanti paesi, piccole comunità, si danno da fare. Danno da fare con cercando di contenere i danni ambientali provocati al clima. Ma c'è un esempio, ci sono alcuni esempi straordinari. Uno, che anche questo mi piace sempre raccontarlo, è l'abolizione della schiavitù in Inghilterra, che accade nel 1808. Ebbene, sono andati avanti, chi l'ha fatto? Nessuno dei governi inglesi dal 1730 in poi, conservatori, progressisti, voleva sentirne parlare, perché arrivavano da lì. E arrivavano le quattrine, arrivavano dall'uso delle schiavi nei territori, a Giamaica, in quei territori lì, quindi non se ne voleva. È stata una crescente, continua mobilitazione della gente, i quaccheri, quelli che difendevano i diritti, che ha messo, soprattutto delle donne tra l'altro, che ha messo in moto un meccanismo sempre più forte, finché alla fine il governo, dopo battaglie, sedute, ostruzionismi, c'è stato un periodo in cui avevano lanciato l'idea di non mangiare, di non usare lo zucchero, che era essenziale per gli inglesi per bere il loro tè, perché arrivava dalle colonie, dagli schiavi, creando un dissesto globale ai zuccherieri, a quelli che importavano. Alla fine si sono arresi, ma è stato un... Si potrebbe fare il discorso anche con il diritto di voto alle donne, anche quello è stato più o meno analogo, è stata una cosa partita dal basso, nessuno voleva darglielo, non c'è stata un'iniziativa pubblica a dire: oggi glielo diamo. Vi consiglio un libro che è stato appena tradotto in italiano, molto bello, che racconta, parla di Darwin e tutta la battaglia di cui voi sapete cosa ha fatto Darwin, ma non si sapete quello che ha fatto, che non c'entra con la selezione naturale, tutta la battaglia che ha fatto proprio sull'abolizione della schiavitù in mezzo a tutta in questo periodo.
non c'entra. Però ecco, il problema è spesso è una mobilitazione, partire dal basso per ottenere qualcosa. Beh, ma credo che ho usato abbastanza il mio tempo e quindi mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione.